Ciao a tutti, sono il Cervo, il vostro esperto di informatica e tecnologia di CIDU Group. Vi do il benvenuto nel mio Innovation Center. Oggi vi racconto chi è CIDU Group. CIDU Group nasce 25 anni fa, quest'anno festeggiamo 25 anni e ancora oggi è il punto di riferimento all'interno del mondo informatico e della tecnologia educativa. Collaboriamo ancora oggi con i principali partner del mercato per offrirvi soluzioni didattiche innovative e anche di arredo. Vi lascio la visione di questo contenuto. Ci vediamo dopo. Wacom ha fatto arrivare finalmente una grandissima novità sul mercato, che in realtà non è un nuovo prodotto, ma è anzi un suo grande classico, che è One by Wacom. Quindi questa tavoletta, questa è la versione M, quella più grande, poi li vediamo dopo, magari dettagli tecnici. Finalmente compatibile con Chrome OS, quindi con tutti i Chromebook. È una grande novità giustuale, perché non erano, purtroppo fino a pochi mesi fa, non erano compatibili le tavolette Wacom, non si sa esattamente per quali scelte, però non c'era modo di fare funzionale se non con delle cose un po' artigianali che, insomma, non abbiamo mai voluto, come dire, pubblicizzare, ma oggi sono perfettamente compatibili. Cosa posso fare? Aprite la Jamboard, chiaramente acquistate una Wacom, ovviamente, e chiaramente la CIDU Group, consentimi la battuta. Aprite la Jamboard e aprite gli strumenti assistiti di disegno, o come lo possiamo chiamare. Tra l'altro ricordo che, Andre, perdonami, la Jamboard su Chromebook è scaricabile come applicazione del Play Store, quindi avete la versione completa della Jamboard rispetto alla Jamboard via browser. Esatto, esattamente. In questo momento io sto usando l'app. Cosa faccio? Ho aperto gli strumenti assistiti di disegno e disegno un quadrato alla Cervo, quindi sicuramente non fatto da Giotto, anche se lui faceva i cerchi. Lui me lo trasforma, no, non l'ho preso, scusatemi, ho sbagliato strumento, tac, lo rifacciamo, non è un problema. Cancelliamo, vedete la velocità? Cancellato tutta la pagina, rientro, seleziono disegno assistito e disegno il mio bel quadrato storto. Jamboard me lo trasforma in un bel quadrato ordinato. Poi tolgo l'assistito e metto la mia penna normale e vado a fare questo esercizio. Guarda com'è carino, Ale, faccio una diagonale, guardate come vado storto, ma come riesco comunque, guardando lo schermo, ad andare a prendere gli angoli. Poi taglio a metà cercando di prendere il centro e poi vado a disegnare tutte le diagonali. Guardate man mano che faccio tratti quanto divento più preciso a centrare il centro. Poi così, in verticale faccio un pochino più fatica, io che l'orizzontale, vedete? Posso continuare, adesso qui sono un pochino storto, però se voi prendete questo esercizio, ma vi giuro, vedete cosa ci stiamo mettendo, un minuto e mezzo, due, facciamo, esageriamo 5 minuti, Ale, tra che accendo il Chromebook e parto e lo faccio. 5 minuti al giorno per fare questo esercizio, vi garantisco che nel giro di pochissimi giorni potete utilizzare la Wacom senza alcun problema. Sì, assolutamente. Tra l'altro Google Keep, che non è di base lo strumento iniziale da cui si parte quando si parla di Google Workspace for Education, ma in realtà è uno strumento potentissimo, perché non serve solo per prendere degli appunti, ma anche per fare una cosa che adesso Andrea ci mostra. Esattamente, aspetta che la riapro da app, magari questa. Allora, Google, un aggiornamento lo facciamo dopo. Ok, andiamo a prendere. Potremmo far vedere anche la velocità dell'aggiornamento, però vabbè. Se vuoi la facciamo vedere. Non importa. Andiamo in live. Andiamo in live, proviamo. Vabbè. Sono fiducioso nei potenti mezzi. Guardate, aggiornamento disponibile. Questo parlando ovviamente del mondo Chromebook. Guardate quanto è semplice e veloce. Tanto possiamo o possiamo cantare, Ale, se vuoi, nel frattempo, possiamo far mettere una musichetta a Giovanni, poi. Ma secondo me lo possiamo lasciare anche così. E ecco fatto. Più che veloce. Un bel timer. Questo era l'aggiornamento di Chrome OS. Adesso vediamo se ho beccato l'utenza. Sì, esatto, è la nostra utenza giusta. E come vedete, cosa sono stati? 15 secondi neanche. Siamo tornati dentro il sistema operativo dopo l'aggiornamento. Siamo già
operativi. Esatto. Allora, torniamo su Google Keep. Eccolo qua. Mi è andato via, ho sbagliato io. Guardate, intanto non sto chiudendo niente perché vedete la velocità a cui sto andando. Cioè senza, non ho ancora toccato il trackpad una volta. Adesso qui mi rompo pure le scatole su varie cose, ma le facciamo andare via. Andiamo su Google Keep. Anche guardate la precisione con cui riesco a prendere, e tra l'altro ho un riflesso di una lampada qua, io che voi non vedete, ma la facilità con cui riesco ad andare a prendere la barra di trascinamento. Vedete? È molto molto precisa. Rimaniamo qua dentro, no, ho aperto la Jamboard, scusatemi, ho sbagliato applicativo io, abbiamo detto Google Keep, dove sei? Keep, eccolo qua, avevo sbagliato icona. Ok. Però con Google Keep, prima che tu sì. lo vada a chiudere, è molto importante anche utilizzarlo magari per prendere degli appunti. Esattamente. Quindi, facciamolo vedere. Col rosso si vedeva bene, Ale? Sì. Ok. Per esempio, io sono in Google Keep e voglio scrivere, perdonate la calligrafia che ho, ma scrivo malissimo dalla prima elementare. Vi ricordo che non sto guardando la tavoletta, sto guardando solamente lo schermo. Dopodiché, una volta che ho fatto, freccia, torno indietro, esatto. Tre puntini. Lasciamo un attimo il tempo, non l'ho ancora preso, aspettiamo solo un secondo che lui analizza il testo, o meglio analizza il tratto in questo caso. Tornando sui tre puntini, eccolo qua, non so se riuscirete a vederlo, c'è recupera testo immagine. Lui cosa fa? Magari Ale lo sai spiegare meglio di me, ma con, Sì. tramite l'OCR, giusto, se non ricordo male, lui... Esatto, praticamente riconosce quello che è stato scritto a mano, in questo caso tramite gli appunti e la tavoletta, lo riconosce e lo trasforma in formato testo. Per cui, quando, dopo aver preso tutti gli appunti, tra l'altro lo spazio di scrittura di Keep non è limitato a solo quello che vediamo, ma scorre verso il basso via via che riempiamo lo spazio bianco. E tra l'altro, la cosa molto interessante, appunto, abbiamo questa funzione di recupero il testo dall'immagine, per cui quello che viene scritto come appunto viene inserito come immagine, poi trasformato in formato testo, ma soprattutto la cosa interessante è che dall'annotazione lì che abbiamo di Keep è possibile trasformare, o meglio, trasferire dall'annotazione ad un Google Documenti quello che abbiamo scritto a mano, e quindi abbiamo in formato testo. E in quanto formato testo è un formato editabile. E se hai bisogno di informazioni, visita il nostro sito www.cidogroup.it e se non lo sai, chiedi al cervo.